nostro. Sì. Ah, sì, 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 abbiamo fatto quello che si bisogna delle persone. Ecco, voi parlate tra di voi. Te guarda, guarda lei, prova a guardare lei, guarda lei, no. No, guarda me. Io guardo gli occhi, lei. Voi parlate tra di voi. C'era un portone, che qui dopo l'hai fatta con un portone, però... Sempre a casa lì in Piazza Ro. Qua, qua, sì. C'era il fascino degli uomini portabarba,
ormai il tabacco penso non esista più, e quindi è una delle tradizioni locali che come penso molte altre siano finite. Ma raccontaci com'è stato il tuo approccio con la città, con il paese e poi con la comunicazione, perché come è successo? Ma allora io devo dire che ho un grande ammiratore di Paul Strand. Paul Strand aveva fatto questo libro sullo zar, che è stata una pietra miliare della storia della fotografia. Però una sera io ero molto amico di Zavattini, già da anni Zavattini faceva prefazioni ad altri medi. Una sera a Roma, di Angela Merici, dove abitava, parlando del più del meno, siamo venuti a parlare di Strand e del libro. E allora io gli ho detto un po' quello che pensavo, io sono sempre sincero, dico quello che penso. Gli ho detto, ma io sono un grande ammiratore di Strand, Strand è un fotografo fantastico, però mi sembra che il libro di Strand che ha fatto sullo zar andava un po' in altra direzione da quelle che erano le tue intenzioni, perché Zavattini voleva fare un ritratto sociale di un paese, poi essere seguito da altri paesi, altri libri su altri paesi, e invece secondo me l'ha tradito, perché lui ha fatto un libro poetico, lirico, bellissimo, però non rispecchia la realtà di Zara. È una visione artistica di un fotografo americano su un paese italiano. E allora Zavattini mi ha detto, vabbè, domani mattina vai a Luzzara e fai la tua Luzzara. Io avevo dei dubbi su Luzzara perché non volevo mettere, allora era un giovane fotografo, non proprio giovanissimo ma abbastanza giovane fotografo, e avevo terrore di mettermi in confronto a Strand. Era già un fotografo molto conosciuto, ma pensavo di essere schiacciato come una luce sotto la zampa dell'elefante, e non ho accettato. Poi sono tornato a Milano, ne ho parlato con gli amici, con Gabriele Basilico, con Ferdinando Scianna, e ho detto, ma no, approfitta di questa occasione e vai a Luzzara. Io sono andato a Luzzara, sono venuto a Luzzara e ho fatto la mia Luzzara, quello che il modo di fotografare dal punto di vista sociale e non poetico come Strand, e soprattutto perché eravamo nel 68, anno delle grandi rivoluzioni, e quindi io ero comunista, sono comunista, non so proprio bene cosa sono adesso, perché non si sa bene cosa si è, ma in teoria sono ancora comunista. E quindi ho affrontato l'argomento dal punto di vista sociale, non da questo il libro più o meno lo conoscete, anche, e è stato un grande successo editoriale, perché era un mondo abbastanza nuovo per allora, ormai starei per dire che è un modo vecchio di fotografare, però per allora era molto, molto nuovo, specialmente gli interni delle case, che allora non si usava a fare interni delle case, e quindi è stato successo editoriale per un libro di fotografia che se ne facciano 6 edizioni, perché ha fatto
sei ristampe in Audi, è stato un grande successo. Un successo dappertutto meno a Luzzara, che a Luzzara nessuno lo conosceva. Strand non che avesse tradito le sue aspettative, ma aveva fatto un altro tipo di lavoro. Zavattini voleva fare un lavoro sociale. Anzi, lui era partito con l'idea un po' pazza, tanto pazza, di fotografare veramente tutti gli abitanti di Luzzara. E io ho detto sì, se mi pagate per 2-3 anni io mi stabilisco. Essere fotografo tutti, ma insomma la cosa non è possibile. Poi c'è anche lui. Voleva, come la chiamava, la non mi ricordo come la chiamava, anche se me lo ricordo. Voleva proprio una documentazione di quello che era un paese italiano. Infatti abbiamo fotografato il sindaco, il vice sindaco, il medico, il farmacista, tutta gente importante nella vita del paese, fino a finire ai Bottegai, ai Martino, al Costino, insomma. Tutti. Oggi mi conto che era un po' nel più del boom delle nascite, per cui non facevo più aspettare che nascessero dei nuovi cittadini. Entriamo un po' nei dettagli del libro, secondo me è una curiosità. Tu hai ripercorso un po' la strada di Strand, no? I luoghi di Costruzzi. Mi piace dirlo, perché c'è una persona che tu hai avuto un po' un Virgilio che ti ha accompagnato in giro, senza il quale. Sì, avevo, non so se c'è Hermes. C'è. È in convalescenza, allora il merito del libro in parte mio, ma soprattutto di Hermes, perché Hermes mi ha portato di casa in casa, di persona in persona. Con lui nel secondo libro che abbiamo fatto c'è una fotografia che giravamo col libro a cercare i personaggi che aveva fatto Ren. E il suo aiuto di Hermes è stato indispensabile. Senza Hermes non avrei fatto il libro, perché Zavattini veniva, andavamo in piazza la sera, mi faceva stare fino alle 3 di notte in piazza, che no, però non mi accompagnava mai a fotografare la gente, quindi la gente l'ho scoperta, l'ho provata, l'ho fotografata solo per il merito di Hermes. Ecco, quindi Zavattini intuiva quello, cioè si affiancava, chiedeva dei feedback, chiedeva delle verifiche, era presente nel tuo lavoro? Sì, era presente, perché io gli facevo vedere man mano che facevo le fotografie. Dio e del lavoro, e lui, devo dire, era molto soddisfatto. Poi ogni tanto mi dava qualche punzecchiata, perché diceva: tu non ascoltarmi adesso, io penso a voce alta. Pensavo a voce alta e mi dava delle sperle, questo non va bene, questo io vorrei. Quello della fabbrica che non c'è più. Come non c'è la fabbrica, cosa facciamo? Motociclette, cose agricole, non mi ricordo più. E allora sono andato in cerca delle macchine agricole. Sei stato costretto ad andare in cerca delle macchine agricole. Certo. Ascolta, quindi Zavattini, tu, l'idea di Strand, questo, ma come si è comportata la gente di Luzzara davanti a tutti? Devo dire che la gente di Luzzara non ricordava assolutamente il fotografo, ricordava un tipo americano con la moglie che era stato qua. Quello che ricordavano era che aveva un cavalletto di legno. Il cavalletto di legno è la cosa che li ha impressionati, perché era un cavalletto da cinema, quelli robustissimi, no? E tutti ricordavano, sì, è venuto un signore con un cavalletto di legno, sì, lo so,
tutti dicono una cosa, ma invece la cosa interessante, quando io ho ritrovato le persone che aveva fotografato Strand, chiedevo loro, mi porti dove l'ha fotografata Strand, che vorrei fare una fotografia. Allora mi portavano e tutti quanti si mettevano nella stessa posizione che le aveva fotografate. Non so, un giovane che allora aveva 15 anni, 20 anni dopo aveva 35, si è seduto e si è messo con le mani in così. Proprio come dire. Allora inizialmente pensavo, questi hanno visto le fotografie di Strand o il libro di Strand e sono talmente suggestionati da aver visto la loro immagine in quella posizione, però la costina si è messa a correre. È una cosa usuale. Tutti, nessuno aveva visto il libro. Perché io ho dedotto una cosa molto interessante, anche gli psicologi mi hanno detto che forse c'è qualcosa di vero, che tutti noi, chiunque di noi, davanti all'obiettivo ha sempre la stessa reazione. Io in effetti ogni volta che mi fotografo mi metto così, sono imbarazzatissimo, non so dove mettere le mani, se in tasca, mi metto sempre così. E questa è una scoperta che è molto importante. Una cosa, alla fine di questo lavoro che è consistente, forte, con cui cercheremo anche di descriverlo come contesto anche internazionale, a oggi c'è qualcosa che hai fatto diversamente da quello che hai fatto? Hai qualche debito con questo libro, hai qualche rimpianto con questo libro? Qualche miseria questa cosa? Debito sarò. Cioè, oh, tanto con il libro quanto con Zavattini, perché aver lavorato con Zavattini è stata una cosa importantissima anche per la mia cultura di giovane. Secondo me Zavattini era un uomo straordinario come scrittore, come direttore di giornale. I libri di Zavattini sono straordinari, in effetti comunque anche la stessa prestazione quei libri sono delle opere libere, certo, quindi senso. No, insomma, almeno non è nelle mie intenzioni fare opere libere, certo, aver fatto un libro con Zavattini è stato per me personalmente e poi anche perché mi ha dato un gusto come libro su Battaglia, su Piano Battaglia, Motore di classe, come il libro sugli Zinger. Io sono nato con la fotografia americana, la fotografia francese di soprattutto Willy Ronnie, che è stato veramente il mio maestro. Quando a 25 anni sono emigrato, oggi fa un po' ridere dire sono emigrato, in effetti io sono emigrato in Svizzera, in Francia e in Inghilterra, però allora emigrare era un'altra cosa. Emigrare voleva dire andare in della nazione, chiedere l'autorizzazione, avere il permesso e poi, in Francia io ho avuto il permesso di stare 2 anni, quando sono arrivato a Parigi mi hanno ritirato il passaporto, dopo 2 anni esatti mi hanno detto ecco il tuo passaporto, ci ridai la carta di identità provvisoria che ti è andato e adesso torni al tuo paese. Stato niente da fare. Poi sono tornato in Francia come turista, no? Non come emigrato. E in Inghilterra lo stesso, perché devo dire che io esco da una famiglia piccolo borghese, però mio papà, allora erano altri tempi, mi ha detto
proprio voglia di studiare, se studi ti mantengo, se non vuoi studiare ti viene a lavorare. Da 17 anni sono immigrato, come dicevo prima, in Svizzera, sono stato 3 anni in Svizzera, poi a Parigi, in Inghilterra a raccogliere mele, e però a Parigi è stato straordinario perché la mia formazione culturale ha avuto la possibilità di frequentare quindi un giovane fotografo, ancora personaggi come Marray, come Marco, come la Piaf, e tutta gente di una cultura eccezionale. Ovviamente qualcosa ho scoperto e qualcosa è stato importante per la mia formazione. Luzzara, stranamente, l'ultimo caso, l'unico caso di tutta la mia carriera, che ho fatto 150 foto e ne ho utilizzate 120. Quindi proprio le ho utilizzate tutte stringate e sapevo esattamente cosa volevo fotografare quando andavo a fotografare qualcosa. Allora, per me la fotografia non è arte. Non voglio passare per artista, non sono un artista, non faccio fotografia. Io sono un testimone della mia epoca e quindi testimoniare la gente nelle case, non solo il ritratto della persona fotografata, ma soprattutto l'ambiente con la persona, era importantissimo. Infatti tante foto che ho fatto a Luzzara poi l'ho utilizzate per il libro dentro le case, sempre con un testo, eccetera. È stato, starei per dire, un successo forse maggiore di Luzzara, perché è un libro che adesso studiano nelle scuole di fotografia, che ho fatto insieme a Luciano D'Alessandro. Io ho fatto dal nord fino a Roma e Luciano D'Alessandro da Roma in tutta la Sicilia. Era un modo di fotografare le case degli italiani. Allora, oggi è ancora più difficile entrare nelle case della gente perché la gente deve lavorare. Allora era difficilissimo lo stesso, perché i ricchi non volevano farti entrare nelle case perché dico poi là ti vedono le fotografie dei miei quadri e me le vengono a rubare. I poveri dicevano ma cosa mi vuole qua, che cosa gliene frega della mia casa che è una casa forte. E allora il difficile era riuscire a fotografare case di ricchi e case di poveri. Siamo riusciti per i ricchi, amici degli amici, e per i poveri ci appoggiavamo al sindacato del Partito Comunista e ci facevano entrare. Mi ricordo una signora proprio qua vicino, non a Luzzara, ma qua vicino, mi ha detto ma perché lei vuole fotografare la mia casa? A me è tentato di spiegargli che mi interessava la sua casa, perché lei apparteneva la classe sociale e volevo far vedere come erano le case di quella cioè, lei deve avere un altro scopo, no, che gioco, cioè, io mica sono scema, poi lei me le manda a segno e io devo pagare. È stato un lavoro interessante perché basandoci sulle statistiche Istat abbiamo fatto un certo numero di fotografie secondo le statistiche che
che raccontavano, che dicevano quanti più o meno italiani appartengono a quella classe sociale. Quindi il libro, è un libro abbastanza grande, nel libro uno c'ha una visione esatta per proporzioni di classe sociale, dal sottoproletariato al proletariato, capito? Borghesia finiva il principe Trologna, di quello che era, allora parlo del 77-80, la composizione delle classi sociali italiane. Ho una memoria visiva e allora le ricordo, ce ne sono tantissime, una di quelle che amo più di tutte è quella del postino. Ma tutte, ognuna ha un significato diverso, l'uomo in bicicletta col tabarro, praticamente tutte, e così anche altre fotografie di altro genere. Quindi le senti tutte. Da questo libro sono passati più lontani. Mi sembrerete un giorno, forse, tornare per fotografare? No, francamente no, perché sono fatica a muovermi, a camminare, con la testa, con il padrone, faccio il pensionato, pensionato attivo, molto attivo, ma faccio il pensionato. E ho scoperto una passione nuova che mi farà un po' vivere e lavorare la terra, i contadini. Io ho sempre stato un grande ammiratore dei contadini, non degli agricoltori, dei contadini, perché trovavo che fosse una civiltà straordinaria. E adesso che ho più tempo libero, mi piace zappare la cosa. È una bellissima cosa. Una domanda, secondo te, diamo un consiglio a questo paese, cosa si può fare perché questa impronta fotografica, questa idea fotografica, questo progetto fotografico possa rimanere? Ma è difficile, anche perché ormai a Zara in America sanno tutti non dov'è, ma la storia di Zara la conosco. Non so, anche controvoglia famosa per merito di Zappini. E quindi le verità lasciate forte, quando la propaganda non potrà sprecare. No, le verità senz'altro come immagini c'è, cioè, però non so oggi cosa si può fare. Continuano a fare delle mostre, mostre, culture, cose. No, poi questa passione ormai che c'è per la fotografia, dopo l'avvento del digitale, ormai tutti fotografano bene o male, ma fotografano. Quindi creare un centro fotografico a Zara sarebbe importante, perché ci sono tali premesse di due lavori e poi ne è stato fatto il terzo anni dopo. Io allora ero fotomatore, facevo delle foto abbastanza scene, molto scene, sì, paesaggi che non dicevano niente. Ma vuole vedere questo foto? No, perché lui vuole vedere. Adesso le vedo poco. E questo Dio d'America ha chiesto a Cornel K, che dirigeva la SCP, che era il fratello del grande K, che libri mandarmi. Io ho avuto un vantaggio rispetto ai miei colleghi professionisti.
vedere dei libri che mi ha mandato con l'America, il mio zio, dove c'era della fotografia sociale importante. E quando io ho ricevuto questi libri, in 5 giorni sono cambiato da così a così, perché ho capito che la fotografia poteva non solo essere un passatempo, non doveva essere un passatempo, ma poteva essere un impegno sociale e civile importantissimo. E quindi ho cominciato a fare fotografie professioniste, inizialmente con certe difficoltà, ma poi è andata abbastanza bene. Ma direi che ci è andato abbastanza bene, ci hai insegnato di andare abbastanza bene, perché è stato abbastanza facile. Ecco, quindi finora una lista, un ironia e quant'altro, e questa molte rima, questo dolore dell'avanti, questi grandi patroni sovietici. Secondo te a chi ti ha funzionato più o in te si è creato un grande mix di questi 2 anni della fotografia? Non lo so, perché in fotografia non si inventa più niente, assolutamente. Non dico che si copia dai grandi maestri, ma ci si ispira ai grandi maestri. E quindi quando noi fotografiamo qualcosa, fotografiamo perché ce l'abbiamo già in mente. Le fotografie non le creiamo mai, fotografie di reportage, non di moda. Noi le vediamo perché succede una certa cosa davanti, allora la fotografiamo, ma non ci avevamo fino un attimo prima in mente quello che volevamo fare. E quindi io dico ai giovani, per imparare a fotografare, un workshop. La tecnica lo impari un pomeriggio, un sabato pomeriggio la impari. Quello che è difficile è imparare a saper vedere. E saper vedere la impari solo e esclusivamente guardando libri di grande fotografia. Che cerchi di capire perché hanno fatto certe fotografie. E in che modo? Allora, adesso col digitale, il dramma è che uno compra la macchina il sabato pomeriggio, scatta 20 foto e la domenica mattina, nemmeno domenica pomeriggio, dice io sono un fotografo, perché ci sono venute tutte. A parte il fatto che scatta a mitraglia. Ma però ci sono certe regole di fotografia che lui non conosce. È convinto di fare dei capolavori, invece fa delle schifezze, perché a un competente vede tutti gli errori che ha fatto. Quindi non basta comprare la macchina che fa tutto da sola e pensa per te, quello è terribile. La macchina pensa per te, tu deleghi la macchina digitale a pensare. A Milano c'è una grande pubblicità della Sony, credo, che dice non pensare, scatta. Io ai ragazzi quando faccio il corso dico prima pensa, poi caso male scatta. Photoshop, io Photoshop lo abolirei per lì, perché assassina la fotografia. Poi una foto taroccata col Photoshop non è più una fotografia, vediamo, è un'immagine. Un'immagine è un'altra cosa da una fotografia. Anche i disegni di Bertrami sulla Corriere della Domenica del Corriere erano delle immagini, erano dei disegni. Quindi una fotografia troppo taroccata, a parte che chi le fa e non dichiara che la taroccata ci imbroglia, ci
fa credere di aver fotografato una cosa e invece ne ha visto un'altra. È una grande... Io ultimamente ho avuto questa polemica, non so se l'avete vista, con la regione toscana che ha fatto la pubblicità di certi luoghi completamente taroccati. Completamente, non proprio completamente, ma 60% inventati. E la gente andava in quei posti credendo di vedere quelle cose, invece non le vedeva. Perché in America, e da questo lato sono molto più seri da molti di noi, se un giornale scopre che un fotografo ha taroccato una fotografia, è licenziato in un tronco e non lavora più, garantito. In Italia sono tutti falsi. Allora, fino a che fanno i falsi dei calendari delle nude, gli tirano sulle tette, gli allungano le gambe, va anche bene, a me non interessa. Se si fa pubblicità, se vedo dei pesci cani che nuotano in piazza da Marco, non mi dice niente. Però se di un documento fa un falso, è un falso, come non qualsiasi altro falso. Quindi se invece lui fa un'interpretazione sua di una cosa e la dichiara, allora come vedi, ma il 90% della gente che tarocca le fotografie non lo dichiara. Adesso stanno cercando in Francia di fare un marchio da mettere sotto le fotografie quando sono fotografie non taroccate o fotografie taroccate. Bene, siamo alla fine, no? Qui c'è un Zara, sono i cittadini che ci faremo durante il tempo. Io sono concittadino. Concittadino. Parliamo di una città della fotografia, lasciandoci con una promessa, no? Tornerai, ti richiamerà, ci vedremo ancora qui a parlare di fotografia, se con altri, no, ma sicuramente tornerai, giusto? Questa è la cosa. No, ma se avete delle domande, delle curiosità, io essendo un sessantottino, una volta si facevano tutte domande cattivissime, terribili. Adesso è un'epoca di buonismo, ma se volete fare poco facendo domande cattive, accetto. Oggi si è termine moderato. Col cinema in bianco e nero, tutti i miei maestri al 100% da Cartier-Bresson, del Smith, da Dorsey, ai francesi, erano fotografi di bianco e nero. Io ho succhiato bianco e nero da piccolo, latte in bianco e nero, non potevo che essere un fotografo in bianco e nero. Poi, altro motivo, è che secondo me la fotografia a colori disparate. Se io adesso fotografo voi, potete essere sicuri che il signore con la camicia rossa spicca di più. Voi vedete subito la sua camicia rossa e non vedete le facce, che le facce sono la cosa più interessante. Se il fotografo è bianco e nero, la camicia passa in secondo piano e risalta il viso, e quindi la fotografia di bianco e nero è molto, molto più interessante. Poi il bianco e nero è un colore, tutti i grigi sono dei colori. E le fotografie a colori che vediamo pubblicato più delle volte sono dei coloracci. Quindi a me non piace, non interessa il colore, però ci sono dei fotografi, specialmente americani e francesi, che fanno colore bellissimo, meglio delle mie fotografie.
bianco e nero fanno il rafforzamento. Più serie.